Benvenuti e bentrovati all'edizione del sabato del nostro TG. Bentrovato anche ad Alessandro Fragalà. Grazie, bentrovata Angela. Cominciamo subito, parliamo di vaccini, Sì, giusto? perché ci sono importanti novità. Dal 3 giugno sarà possibile somministrare vaccini a tutta la popolazione senza più dover rispettare il criterio delle fasce di età. E se arriverà il via libera dell'AIFA, potranno essere vaccinati anche gli adolescenti tra i 12 e i 15 anni. Figliuolo chiede alle regioni di vaccinare gli studenti prima dell'inizio della scuola. Da lunedì Friuli, Venezia Giulia, Molise e Sardegna passeranno in area bianca. La Sicilia invece dovrà attendere almeno la metà di giugno. Il presidente della conferenza delle regioni, Fredrigna, commenta: cambierà tutto, ma ovviamente mantenendo le regole delle linee guida che verranno concluse in queste ore insieme al CTS, però non si può pensare di continuare a penalizzare le attività economiche. Passiamo alla cronaca per raccontarvi di un incidente mortale. Un 31enne di Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, Angelo Pio Lamendola, è morto in seguito a un incidente stradale che si è verificato lungo la statale 123 all'incrocio con via Peppino in passato. Un uomo di 34 anni che era in macchina con la vittima è rimasto gravemente ferito ed è ricoverato all'ospedale San Giacomo d'Alto Passo di Licata, dove i medici hanno mantenuto riservata la prognosi sulla vita. Il 31enne, secondo la ricostruzione dei carabinieri, avrebbe perso il controllo dell'auto, una BMW Serie 1 che stava guidando, che è finita contro un albero. L'incidente non ha coinvolto altri mezzi di passaggio. I carabinieri hanno arrestato Gaetano e Ignazio Piraino, rispettivamente di 54 e 25 anni, padre e figlio in provincia di Palermo, accusati di coltivazione, detenzione e fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Nel corso di una perquisizione in un terreno di loro proprietà, i militari hanno trovato circa 400 grammi di marijuana e oltre 100 grammi di hashish. Trovate anche 80 piante di cannabis. I carabinieri della compagnia di Termini Imerese hanno sequestrato insieme la droga, anche materiale per la coltivazione e per il confezionamento. In casa sono stati trovati 18.000 euro in banconote di vario taglio. Il GIP di Termini Imerese ha convalidato l'arresto disposto per entrambi i domiciliari con braccialetto elettronico. Parliamo adesso di incendi, cominciando con Catania. Le immagini che vi mostriamo si riferiscono a un incendio divampato nella zona del viale Librino, nei pressi del Civico 2. La chiamata ai vigili del fuoco è arrivata verso le ore 8, in fiamme circa 3 ettari di canneto e serpaglie. Sul posto la squadra operativa dei vigili del distaccamento sud e un autobot della sede centrale dei vigili del fuoco. L'incendio è stato spento e la zona è stata messa in sicurezza, dato che comunque sono presenti nelle vicinanze abitazioni. Andiamo questa volta a Caltagirone. Non è uno spazio di competenza del comune, ma è un luogo a cui tutti siamo legati. Per questo l'incendio quasi certamente doloso che ieri pomeriggio ha distrutto e gravemente danneggiato 13 palme del viale d'ingresso dell'ex istituto agrario suscita in noi incredulità e dispiacere. Così il sindaco di Caltagirone, Gino Ioppolo, surrogo che nel tardo pomeriggio di ieri ha interessato l'area interna all'ex istituto di proprietà della città metropolitana di Catania, in passato oggetto di reiterati raid vandalici che hanno interessato soprattutto l'immobile. Avevamo già emanato, come avviene del resto in tutti gli anni, aggiunge Ioppolo, un'ordinanza con cui obblighiamo soggetti privati e pubblici a intervenire per prevenire gli incendi. Ma per gli enti pubblici risulta materialmente impossibile, date le nostre ristrettezze finanziarie, intervenire in tutte le aree di competenza. Queste appunto le parole di Ioppolo, che poi ovviamente invita ad avere un'alta vigilanza sociale per combattere questi episodi criminali. Passiamo adesso allo sport e parliamo in particolar modo di pallanuoto, perché le ragazze dell'Equipe Orizzonte, ieri impegnate nella gara 1 della finale scudetto di pallanuoto femminile, hanno perso 13-12 ai rigori contro Plebiscito Padova. Tempi regolamentari conclusosi sul risultato di 9-9. Dopo un avvio sprint delle rosso-azzurre avanti di 3 reti, le padroni di casa non hanno mollato e hanno recuperato pian pianino lo svantaggio. Primo tempo concluso 5-3, nella seconda frazione invece Padova la chiude 3-2, nella terza pareggio per 1-1, nel quarto tempo 2-1 per le biancoscudate che acciuffano così alla fine dei tempi regolamentari il 9-9. Ai rigori le padroni di casa mettono
mettono a segno un gol in più e si aggiudicano così gara 1, ma la strada verso lo scudetto è ancora lunga. Top scorer di giornata con 3 reti Claudia Marletta, 2 volte a segno anche Arianna Garibotti e Giulia Emmelo, una rete a testa per Giulia Viacava e Jelena Vukovic. Domani alle 16 gara 2 ancora in quel di Padova. E mandiamo un grosso in bocca al lupo alle ragazze di Martina Miceli per questa seconda gara di finale. Prima di chiudere vi voglio ricordare un nuovo appuntamento con i nostri speciali dedicati al calcio Catania, a tutto ciò che c'è oltre la prima squadra dell'universo Torre del Grifo. Torneremo lunedì alle 21:30 con la seconda puntata, stiamo vedendo anche delle immagini, dedicata alla formazione Under 17 guidata da un ex storico rosso-azzurro come Orazio Russo. Abbiamo concluso. Eh sì, è tutto questo. Vi ringraziamo per l'attenzione. Io ringrazio Alessandro Fragalà. Grazie a te, Angela. Buon proseguimento con la nostra programmazione. Futura funziona è l'hashtag che abbiamo coniato e che utilizziamo quando, in seguito alle nostre denunce, qualcosa viene risolto. Ma per funzionare ancora di più, Futura è teleionica. In questo caso hanno bisogno del vostro aiuto. Apriamo la nostra linea WhatsApp per ricevere le vostre segnalazioni al 320-6938-702 oppure via mail all'indirizzo redazione@futurapress.it. Noi saremo come delle sentinelle, ma abbiamo bisogno di voi per far sì che Futura funzioni.